sentiero luminoso lungo il pavimento della cabina si illuminerà al buio per indicare l'uscita più vicina in caso d'emergenza. Ci sono quattro porte principali, due nella parte anteriore della cabina, una a sinistra ed una a destra, e due nella parte posteriore, una a sinistra ed una a destra. Ci sono quattro uscite al centro della cabina, in corrispondenza delle ali, due a sinistra e due a destra. Vi preghiamo di individuare l'uscita più vicina, che potrebbe essere anche dietro di voi. Per allacciare la cintura di sicurezza, inserite la parte metallica nella fibbia e tirate l'estremità per regolarla. Per slacciarla, sollevate la parte superiore della fibbia. Nel caso le maschere individuali per l'ossigeno cadano dagli appositi scomparti collocati sopra di voi, tirate con forza la maschera per avviare il flusso d'ossigeno, collocatela sul naso e sulla bocca e respirate normalmente. Non preoccupatevi se il sacchetto non si gonfia, l'ossigeno fuoriesce comunque. Regolate la maschera tirando un'estremità dell'elastico. Gli adulti che viaggiano con bambini sono pregati di indossare prima la propria maschera. Il cipotto di salvataggio è situato in una tasca sotto il vostro sedile o nel pannello sopra di voi. Nel caso improbabile di ammaraggio, estraete il cipotto e indossatelo. Portate la cinghia attorno alla vita, allacciatela e regolatela come indicato dagli assistenti di volo. Per gonfiare il cipotto tirate con forza la levetta rossa. C'è un tubicino rosso per gonfiare o sgonfiare il cipotto e una luce per attirare l'attenzione. Non gonfiate il cipotto all'interno della cabina poiché potrebbe ostacolare la vostra uscita. Troverete ulteriori informazioni sulle schede di sicurezza disponibili nelle aree in cui siete seduti. Vi invitiamo a leggere attentamente prima del decollo. Vi preghiamo di assicurarvi che la vostra cintura di sicurezza sia allacciata, il tavolino riposto, il crociabraccio abbassato e gli oscuranti dei finestrini aperti. Vi raccomandiamo di tenere le cinture allacciate durante tutto il volo. Nel pannello superiore troverete un pulsante di chiamata, una luce di lettura ed un regolatore dell'aria. Dispositivi elettronici quali tablet e telefoni cellulari in modalità aerea possono essere utilizzati durante il volo. Selezionate adesso la modalità aerea. Computer portatili devono essere spenti e collocati sotto il sedile davanti a voi o negli appositi vani durante le fasi di rollaggio, decollo e atterraggio. È severamente vietato fumare. Vi ringraziamo per la vostra attenzione.
Sì, fate pace, te che? Iniziamo i nostri servizi di bordo, prima di fare col servizio bar, la sera aperta, prendere
questo volo vi foste scordati dell'esistenza della colazione per voi, cornetti al cioccolato. Potete abbinare all'ottimo caffè Lavazza, cappuccino, cioccolata calda e per risparmiare sul prezzo finale. Date un'occhiata alla rivista di bordo per la carta menù completa. Sempre lì ci sono i niente di più interessante da fare, continuate a sfogliarla, vi aspetta anche un catalogo di profumi cosmetici delle migliori marche. Idee regalo, faccio mai qualcuno vi aspetti, forse ancora mai di volta, prezzi incredibilmente più bassi. Adesso mettevi comodi e godete questo volo con noi. Ladies and gentlemen, please continue to observe fastened seatbelts and the one captain and switch it off. The eventual important point to the lead on here, crash out your commencing. Our inflight service is starting from bar service, followed by presentation of perfume and cosmetic and cheap and flexible. This is Havalu, one of our travel and make a choice if they can assist to interact with us.